l'abbiamo fatto. Sì, abbiamo testato l'attrezzatura. Sì, diciamo in camera. Allora ragazzi, abbiamo fatto già un giro del posto, ma non tutto, solo un piccolo pezzo, perché Emma e Mattia che sta filmando non hanno ancora visto la struttura. No. Non tutta, perlomeno, non hanno solo visto. Abbiamo soltanto quelle due stanze dove abbiamo appunto posizionato l'attrezzatura. Sì, che dovrebbero essere la chiesetta, dove abbiamo di nuovo messo fototrappola e registratore, sperando di riprendere qualche rumore. E poi siamo andati nella stanza con la nazista, cioè la stazione nazista di là, dove c'è anche la bandiera che avete visto. Lì abbiamo messo una telecamera fissa in farosso con script bot, una pallina che speriamo che si muova, che qualcuno ci giochi. I video, così se si dovesse muovere da sola, assolutamente non c'è vento, lo diciamo così. A posto, anzi, se dovesse muoversi, diciamo appunto lo script bot attaccato, così se ci fosse energie suonerebbe, e un registratore. Alla chiesetta invece ci hanno messo la fototrappola con un registratore, basta, perché lì hanno visto che andava bene, che però magari potremmo mettere un altro dispositivo. E adesso abbiamo posizionato di là, che è appunto nel corridoio, un'altra telecamera infrarossi, che poi dopo sicuramente quando ci divideremo dovremo recuperare. La recupereremo, perché in mente di fare quello, cioè se tarci dopo, più tardi. Siamo tornati qui al Castello del Brossolo, perché l'altra volta siamo venuti solo io e Elio e abbiamo visto che comunque la struttura è immensa e che valutava tornarci con... Ci servivano rinforzi. Esatto, mani in più diciamo. E quindi abbiamo deciso di tornare qua. Se questo è il primo video che state vedendo, vi consiglio di andare a vedere il video precedente dell'indagine che hanno fatto soltanto loro due, così ascolterete anche la storia di questo posto e vedrete che anche a loro è successo qualcosa di particolare quella notte. Infatti vorremmo anche i vostri commenti qui sotto, cosa ne pensate riguardo di quell'indagine e anche di questa ovviamente. Noi abbiamo praticamente finito di mangiare, abbiamo fatto una diretta su Instagram, che è nostra consuetudine fare ogni volta che andiamo in indagine. Quindi seguiteci su Instagram. E già durante la diretta è successo qualcosa di strano, abbiamo sentito dei rumori, dei fischi provenire da fuori, quindi io sono curiosissimo di sapere che cosa c'è stasera qui, in questo posto, e soprattutto perché non l'ho ancora visto, quindi me la sì, fate esplorare. Sì, ci sono. E c'è da girare qua perché è altissimo, c'è tanti piani, ci sono i sotterranei, ce n'è da girare anche fuori la chiesa. Quindi adesso faremo un'indagine tutti e quattro assieme e poi magari, visto che è così grande, ci possiamo anche dividere. Sì, infatti è appunto per questo che ci teniamo a tornare con te e con i rinforzi, così almeno possiamo dividerci, siamo in quattro, possiamo dividerci e coprire più zone e vedere se succede qualcosa, che magari siamo la volta da una parte, succede qualcosa dall'altra parte, non possiamo saperlo. Quindi andiamo, partiamo. Andiamo. Ok, let's go. Siamo qua dentro, siamo nella stanza dove c'è l'accampamento nazista, quello che ne rimane. Infatti ora li grafiti, i disegni. Era una base nazista comunque durante la seconda guerra mondiale, difatti come si può vedere ci sono ancora resti di impianti elettrici e cose che risalgono a quel periodo. Allora, che risalgono a quel periodo lì, perché... Quindi vediamo se c'è qualcosa, se fai qualche domanda. Sì. C'è qualcuno qui con noi in questa stanza? C'è qualche soldato che ci può sentire? Abbiamo lasciato sul davanzale un registratore. Puoi parlare lì davanti se vuoi. Come ti chiami? O se non hai paura ti puoi avvicinare a me, ho uno strumento in mano, se ti avvicini questo si illuminerà e io so che sei qui con noi. Se ci fosse qualcuno che ci sta sentendo, nazista o qualsiasi energia che ci fosse qui, se avvicina non abbia paura, non vogliamo fargli del male, vogliamo solo capire che è qui con noi. Puoi prendere l'energia dagli strumenti che abbiamo in mano e manifestarti come preferisci, in qualsiasi modo, con un colpo,
puoi muovere questa pallina su questo tavolo, fai un rumore, puoi toccarci, basta che non sei violento e non ci fai del male. C'è qualcuno qua dentro? Sì, sapete che state fischiando? No. La prima regola è fischiare contro l'indagine. Ho sentito due fischi belli distinti. Di là? No, uno prima era qui e poi ho sentito di qua. Infatti ho pensato che io, eh? Qua fuori c'è, sì, è il prato che c'è da qua e la chiesa. Ma ho sentito proprio tipo così. No, io non sono stato. Ah, boh. Vediamo se le succede. Anzi. Comunque si è perso un po' di brividi qua dentro. Ho appena sentito fischiare, è stato per caso qualcuno di voi? Se sei qua fuori nel prato, vieni dentro. Tocca questo strumento che ho in mano, così capiamo che sei qui. Però sentiamo solo dei cani abbaiare. Sì, esatto. Se ci sei, puoi fare un colpo? Magari qua sul tavolo. Ho sentito davvero un colpo, raga. Abbassa solo un po' il... Ok, grazie. Sei stato tu a farlo, mi hai sentito? Lo puoi rifare adesso? Ho sentito come un colpo tipo dato a un muro, tu. Non ho capito se era quello o era lui. No, era con me, sembrato che facesse qualcosa. Tipo... Sei stato tu per quel rumore, fallo qua vicino a noi, in mezzo a noi, che sia chiaro, nitido. Vabbè, io sento dei rumori di là. Di qua, dici? Sì. Ma proviamo a seguire. Tanto qua rimane la telecamera a filmare fissa e il ristoratore lo scrive il pod, quindi sì, possiamo andare anche. Vai avanti, solo fammi luce per favore. Grazie. E il ristoratore lo scrive il pod, quindi sì, possiamo andare anche. Vai avanti, solo fammi luce per favore. Grazie. Sembra una... c'è una bandiera, quindi penso che sì. Sì, ma questi lavori sono fatti sicuramente da quando c'erano i nazisti, hanno fatto gli anni 40 questi lavandini, questi bagni, cavi elettrici e quant'altro, sì. Sono conseguenze del loro passato. Questa sicuramente sarà stata una stanza dove dormivano. Anche perché... qua c'è un terzo. C'è un cammino. Mi si è appena spento due volte la torcia da solo. Spento proprio da solo? Qua, indicando, guardando questa finestra qui, questa lucchetta. C'è qualcuno qua? Se sei in questa stanza con noi, puoi illuminare con lo strumento che hai su di sulla finestra? Mi basterà toccarlo, interagisci con lui. Oppure prova un rumore, facci capire che sei qui.
però può essere anche un animale. Qua non si vede niente. Qua sopra c'è una lampadina, riusciresti a farla muovere? Dagli un tocco, dai! Prendi energia e manifestati. Fallo adesso. Proviamo a spostarci da un'altra parte. Andiamo. Sì. Comunque ci sono un sacco di stanze. Sì, questo è un angolo del castello. Che poi in realtà fuori sembra molto più gigante, ma adesso che ci giriamo dentro sono tante stanze piccole, quindi sembra saltano. Sì, sembra piccolo. Non sembra così grande, esatto. Andiamo di là, facciamo, continuiamo per il giro, passeremo nel vedrete che possiamo nel prato. Nel giardino. Che non sapete. Sì. E continuiamo il giro, poi torniamo da stazione qua che c'è l'ingresso della cantina, facciamo il giro della cantina e poi andiamo i piedi sopra, va bene? Ok. L'altra volta dove sentivate di più? Ma qua sensazioni? Sensazioni che in questa stanza comunque ce ne sono, però dal vivo non abbiamo sentito granché, anche se nelle sensazioni qualcosa è successo. È emerso. Diciamo che sentivamo tanti rumori quando eravamo di là, si riusciva a fare la diretta l'altra volta che... Sì. Specialmente quello, quando durante fa... mosso qualcosa lì? Sì. Sei qua con noi? Sei mosso tu qualcosa, puoi rifarlo? Questo è che io lo scarpaggio. Sì, sì. Allora sì. Facciamo il giro. Diciamo che qui è forse la zona dell'altare dove avevamo sentito un po' più di pesantezza, sensazioni. Qua la chiesetta praticamente. Sensazioni non normali, diciamo. Quindi. Io anche sinceramente una sensazione strana che avevo percepita, per il modesto parere, è il primo piano sui balconi. Come è stato seduto sulla balconata ho avuto un po' di brividi, però poi lì non ho potuto fare l'indagine perché eravamo in due e siamo usciti da coprire quella zona. Stasera? Stasera non ci sentiamo, siamo anche lì. Però finiamo il giro qua sotto, sì. Andiamo alla cantina e poi andiamo sopra. Ok. Ah, quindi qua vai direttamente al giardino. Questo è il giardino. Madonna. Vero? Io lo sento. C'è un po' di cibo. È uno spettacolo, giusto? Poi più alto qua in mezzo ti senti osservato da tutte le finestre. Questo sicuramente era l'ingresso principale perché c'è un portone assurdo. Lì si vede la cantina, quindi diciamo così, facciamo un collegio qua sotto l'altra parte. No, qui non si va in cantina, la cantina si va da di là. Sì, hai ragione, sì. Però da qua... Sì, si può dare... Passando di qua, arriviamo da stanza qua, quindi facciamo un po' di cose qui, facciamo un po' di cose. Questo castello è costruito è quadrato, con il pianeta del mezzo, ma il contorno, anche sopra vedrai, e sembra fatto tutto così, cioè ogni lato del quadrato è fatto a scala, non sale a onda. Infatti questo è un piano terra ancora, ma l'ha fatto tipo un piano rialzato. Poi non è rialzato. Tra un piano e l'altro... Un'ora, sì. Comunque anche questo castello qua non è stato pasticciato dalle persone. No, vabbè, ma perché secondo noi è scomodo poterci arrivare. Forse per quello che è stato schivato dall'imbrattamento da parte di chiunque. Di questi vandali, o anche semplicemente perché non è ancora famoso, perché come hanno sentito la storia, questo posto qua è dimenticato da tutti i torinesi, perché è in mezzo a due autostrade, con la statale, nessuna strada che porta direttamente qui,
non si vede neanche da fuori, da lontano, quindi sì, si è dimenticato. Non ci sono grosse leggende che parlano di questo luogo di fantasmi, quindi la gente non ci viene perché non lo conosce. Infatti noi facciamo questi video non per far conoscere la gente che possa imbrattare, sì, vogliamo, diciamo, perché è quello che fanno poi, cioè vedono i video degli altri dove dicono c'è un fantasma, andiamo a scrivere se stessi sui muri, sì, sì, ma lo lasciamo per appunto perché sono delle opere d'arte, alla fine sono storia nostra, è piemontese ma italiana, e vogliamo che questi posti vengano messi a posto, non vandalizzati, certo, e distrutti, dovrebbero essere tutelati e valorizzati, sì, tipo un museo. Quindi speriamo che non vengano gente a distruggere, a fare vandalismo. O a scrivere cazzate. Comunque io mi sono già perso. Poi siamo nel lato, come voglio dirti, c'è chi taglia un quadrato dove siamo entrati noi di là a sud, in basso, il portone grande che mi sto di là dove siamo andati è a nord. Adesso siamo nella zona a sinistra, quindi là. E sono andando di qua, andiamo a discesa, diciamo verso sud, quindi facciamo così, così di nuovo, verso dove abbiamo iniziato a fare tutto. E qua ce l'abbiamo montato l'altra volta. Sì, sì, no, avevo già controllato l'altra volta, forse è un cammino. Sì, c'è un cammino, ah sì, sì, sì. Di là abbiamo fatto tutto, adesso no, sotto abbiamo fatto tutto, ovviamente. Sì, esatto, sotto abbiamo fatto tutto, adesso dobbiamo tornare di là verso la stanza dei tedeschi, che c'è la porta che ci porta sotto in cantina, per che passa tutto qui sotto. Entriamo in cantina, c'è qualcuno? Per il momento io mi sento tranquillo, l'unica cosa che sto notando è che le pile si scaricano in fretta. L'altra volta invece sono durate molto, quindi magari stasera si manifesterà qualcosa di più potente l'altra volta. Sì. Allora adesso andiamo al piano di sopra. Sì, sì. Facciamo un giro ai piani di sopra e vediamo se sentiamo qualche sensazione. Perché piano terra abbiamo fatto tutto, cantine abbiamo fatte, saremo su. Io ti faccio vedere il balcone che ti dicevo. Stavo proprio finendo nel buco. Sento, saranno forse delle foglie. Tutto il rumore come se fosse delle foglie di questo. Sì, questa cosa che ho sentito l'altra volta anch'io. Sì? Mi pare di col cammino, la cosa che ho sentito se stare, sento muovere qualcosa qui. Come se qualcuno pensasse le foglie, come se le pensi, foglie secche. Forse ho sentito non foglie, io cosa ho sentito delle foglie o muovere la pietra. Facciamo tutto il quadrato e poi torniamo sotto queste scale qui. Qua ci sarà forse un piano. Sì. Sì. Ma qui sono giusto un balcone. Questa stanza qua mi sembra una stanza come la Capriglia. Sono molto grandi. Finestre alte. C'è odore di... E questo qui è il balcone. Non so, io sono spero che voi dici se senti qualcosa. Io in realtà quando sono detto. Quando ho buttato a toccare qualche sono in questa stanza qua mi ho detto. Insomma, la mia sensazione era la presenza femminile. Cosa che mi osservava, dico, fammi una sensazione. Guarda la di lì. È affresco. Qua ci troviamo sopra uno dei due portici e qui fuori c'è un'altra porta e qua si possono osservare le due torri già. Thank you.
Ora lo sento un rumore di qua. Vediamo. In questa stanza. C'è qualcuno in questa stanza? C'è per caso una ragazza? Una donna? C'è qualcuno che sente la nostra voce? Può farci capire che ci sei? C'è un rumore? O dici il tuo nome? Hai appena fatto un rumore che il mio amico ti ha sentito, potresti farlo? Ho sentito come qualcosa che era schiavo. Tipo su una pietra, su un fuori. Tipo su un quasi fosse una cosa bene. Quindi siamo alle prese, c'è un camino. C'è qualcuno che potrebbe accenderlo? Se ci sei, potresti fare di nuovo il rumore che hai fatto prima? Volevo solo capire perché sei qui. Non so, comunque ho sentito il rumore che non viene da qua. Io direi proseguiamo perché comunque è difficile da proseguire. Sì, è questa strada. Però in questa zona dovremmo ritornarci. Mentre vedremo quando ci chiuderemo in tavola. Ok, prenderò anche massimo. No. Sì, dietro di te? Sì. No, raga, io l'ho sentito sotto, infatti è possibile lo speed pod. No, è troppo lontano. Io l'ho sentito dietro di noi e verso il basso. Sì. Giù di là. Va bene, diremo qui. È stato un rumore. Non credo sia un verso. C'è qualcuno qui con noi? Se c'è qualcuno può fare un rumore? Come quando sto uscendo che è sotto. Come quando sto uscendo una serie di quei gambi di ferro. Sì, una cosa del genere. A me subito mi è venuto in mente come rumore dello Spirit Pod, però se dite che è troppo lontano allora non è quello sicuro. Comunque può essere magari una sedia trascinata che fischia. Una roba del genere. Diciamo che può essere spiegabile anche magari abbiamo è lontano, potrebbe essere anche un animale, però sì. Coincidenza buona che poi quando gliel'ho chiesto. Vedremo poi dalle riprese. Ci rimarrà il dubbio, magari se questo suo organo da telecamera ha sincronizzato tutti gli orari sulle macchine. Quindi vediamo il minuto, se c'è. Ricordiamoci che era l'1:20 e andiamo a vedere. Se magari questo suo organo è andato dalla stanza lì. Sapremo qual era. Se qualcuno ci sente in questo momento, ci stiamo muovendo nel questo palazzo, questo castello. Adesso noi stiamo salendo al secondo piano. Se vuoi farci capire che siamo. Se vuoi farci capire che sei qua con noi, abbiamo degli strumenti in mano, degli apparecchi con la luce verde. Non sono delle armi. Era pezzo del camino, penso che era. Quello che c'era in fondo, sotto. C'è qualche presenza che sente la nostra voce? Dovrei farci capire che
è qui con noi. Noi manteniamo delle apparecchiature con la luce verde. Se le tocchi si illumineranno di più, non possono farti del male, non sono delle armi. Posso solo rilevare la tua presenza, così capiamo che ci sei. Perché noi non possiamo né vederti né sentirti. Io qua mi sento molto tranquillo, l'unica cosa che ho notato sono proprio le pile che si scaricano velocemente. Infatti appena scendiamo sotto devo cambiamo cambiarla tutto. Per forza, sì. Sì, devo cambiarla anche a questo io. Questo è, è una cosa positiva da una parte, perché le energie appunto risucchiano soprattutto le pile. Sì, come hanno detto vari posti, dove c'è qualche entità o presunta tale, succhia un botto di corrente. Che ci preparino a farci una sorpresa. Mm? Che si preparino a farci una sorpresa, magari. Non so. Spero. Però è davvero strano. Vabbè, continuiamo il giro. Questa zona qui comunque non l'ho vista l'altra volta. L'altra volta sono detto no. Quindi. Ci piace, ma è un'altra parte ancora più grossa da coprire. Dovremmo essere in 20 per fare sì, coprire tutto quanto. Non basterebbe. Però cioè, rischieremo di trollarci a vicenda. Spesso in quel momento. Che altro qua ci sono molti detriti e camminando sarà un casino capire se sono gli EVP, perché no, torniamo sotto e meglio sei? Sì, arrivo. Io posso fare il giro così quadrato come prima, ok? Poi torniamo alle scale, cioè torniamo giù. Matti, prova a farla vedere, così se magari qualcuno conosce il tedesco ce la può tradurre. Castello, se c'è qualcosa che mi sente, qualche energia, magari di qua è passato qualche templare, sappiamo che sono stati qua in Savoia, se c'è qualche energia che ancora risiede qua della sua presenza, siamo nella parte più alta del castello, segui le nostre voci e se vuoi dirci qualcosa, farci capire che non ci vuoi qui, faccelo capire. Comunque è troppo bello sto castello, è enorme. C'è qualcuno a questo piano? C'è la stanza qua del 2004. Ah sì, ok, sì. C'è la pozione. Hai sentito lì? Sì, è tipo un verso di un jaguar, tipo wow. Un jaguar? Sì, tipo un gatto grosso, un felino grosso che fa wow. Potrebbe essere un altro animale, in realtà.
C'è qualcuno qua dentro questa torre? Segui la mia voce, avvicinati. C'è tipo una iena, non so spiegare, un animale che ha fatto un verso brutto. Bene, continuiamo. No, sono, finiamo il giro. Andiamo al giro, andiamo. Iniziamo in legge dividendoci. Ma vaffanculo, mi sono spaventato. Cioè, ti rendi conto? Ma io pensavo ci fosse uno. Ma porca puttana. Che fa? Ciao, bello. Io pensavo ci fosse. Un saltino. Pip. Allora lì. Ciao, piccolino. Ma vaffanculo. Che spaventa. Guarda, l'uccellino. Sì. Non mi scagazzare in faccia, magari. Abbiamo svegliato, l'ho visto. E comunque, c'è l'anima lì e gli fa, ciao, bello. Io pensavo ci fosse uno. Ballo. Questa è una stanza di una donna da fuori. Ballo. Questa è una stanza di una donna da fuori. Ballo. 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 Non ballo! No, questa è del fatto che l'ho già filmato. Sopra di te, ma c'è la torre. Cosa sembra un po' qua? È vero? Oh, meglio, vieni a vedere questa. Questo disegno. Sì, l'avevo accaduto anche i miei amici. È una cosa religiosa. Guarda quanto sono alti sti omini. No, le gambe lunghe. Di sotto sembra uno a cavallo, forse. Cioè, sembra lì una casa. Sì, qui è una casa. Sì, qua è vero, sì. Vedi se tipo il cavallo qua sopra il... Vedi se ultimamente siete meglio. Oh, guarda. Così adesso sembra vedere tipo due facce, come se fosse una donna, cioè un uomo e una donna che sono vicini. Ok, siamo all'ultimo piano, abbiamo fatto tutto il giro, quindi devi tornare giù. Sì. Siamo giù, ci dividiamo e vediamo dove iniziare le indagini. Come dividerci le zone, sì. Andiamo. Ci sta. Quindi abbiamo fatto tipo 5 ore e mezzo, quindi 2 ore. Abbiamo finito tutto il sopralluogo e devo dirvi che davvero questo castello è enorme ed è bellissimo. L'avevamo detto che è bellissimo, devi venirci. Infatti sono contento di essere qui che stasera con voi di nuovo. E adesso abbiamo deciso di dividerci finalmente. Saremo io e Elio che penso che andremo subito alla chiesetta e Mitch rimarrà con Mattia a fare l'indagine qua dentro. Sì. Una cosa che volevo dirvi è che adesso ci siamo fatti 2 minuti di pausa e in questi 2 minuti qua abbiamo sentito dei passi provenire da fuori. Da fuori, non tengo che spegnere delle camere del genere, rumori fuori, io sento un po' fischiettare come si è detto prima. Sì.
Quindi andiamo a fare l'indagine e speriamo che ci capiti qualcosa. Posizioneremo, proviamo anche a fare lo spirit box, posizioneremo anche poi altre attrezzature e vediamo se qua. Hai sentito il fischio? No, io no, adesso perché stavo parlando. Sì, un fischio di là. Speriamo che continuino queste cose e riusciamo a catturare qualcosa nell'audio, magari se c'è la telecamera, se la vado alla telecamera di là dove c'erano abbastanza i nazisti, magari la registrata. Speriamo. Questo fisco comunque si sente da tutta la sera che si sente. Comunque, no, iniziamo l'indagine, quindi tu mi ci vuoi andare subito sopra? Sì, pensavamo di andare sopra, così se voi fate lo speed box non ci contaminiamo a vicenda. Perfetto, prendiamo la registratura. Andiamo. Prendi la telecamera. La telecamera, adesso la recuperiamo. La telecamera e iniziamo l'indagine.